in collaborazione con Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Forum delle piccole e medie imprese. Stasera parliamo di Made in Italy e lo facciamo in compagnia di due importanti aziende rappresentanti del Made in Italy e parlo in particolare di Pasquariello il gusto italiano. Buonasera signora. Ecco qua con noi, buonasera Carmine Pasquariello. Buonasera. E parliamo di obiettivo sicurezza insieme al geometra Mario Feola. Buonasera. 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 Ecco, Pasquariello, il gusto italiano. Come nasce il brand di Pasquariello? Dunque, la mia azienda nasce a Brescia 20 anni fa. La voglia di portare al nord, io sono di origine salernitana, dei prodotti delle mie zone. Poi, piano piano, questo concetto l'ho esteso a tutto il territorio italiano. E adesso con il brand Pasquariello, il gusto italiano, che è nato qualche anno fa, in pratica sono alla ricerca e poi a valorizzare tutto quello che è il prodotto italiano di alta qualità. Quindi da me potete trovare la bresaola della Valtellina, il tonno di Carloforte, la mozzarella di bufala oppure il pecorino salve, così via discorrendo. Quindi tutte le specialità che corrono lungo lo stivale. Soltanto italiani però. Quindi un'altra nozione importante è quella che vado alla ricerca del prodotto originale. Cosa intendo per il prodotto originale? La mozzarella di bufala viene prodotta tra la Campania, il Basso Lazio e la Puglia, quindi la vado a prendere sul posto. L'anduja di Spilinga, che identifica la Calabria, che è questo salume spalmabile al peperoncino, la vado a prendere a Spilinga, nel cuore della Calabria, dove è nato quel prodotto lì. Il tonno, dicevamo prima, di Carloforte lo vado a prendere nell'isola di San Pietro. Il cioccolato lo faccio arrivare dal Piemonte. Lo speck dalla Trentino Alto Adige e così via discorrendo. Quindi sono alla ricerca lungo tutto il territorio del prodotto originale di qualità, di altissima qualità, come si faceva una volta. E quindi come conduce lei questa ricerca delle eccellenze, muovendosi sul territorio? Io sono in costante viaggio lungo tutta la penisola perché vado di persona a trovare, a scovare questa aziendina, perché logicamente, come avrà capito, la mia ricerca è di quelle aziende che alla quantità in realtà sposano il concetto della qualità, quindi piccoli numeri ma quelli di una certa qualità, cosa che ormai si riesce sempre più difficilmente a trovare sulla tavola degli italiani. Una volta trovate queste aziende che sposano con me questo concetto, incomincia il lavoro di collaborazione e spesso oltre la metà di questi prodotti poi vengono etichettate dal mio marchio, cioè gli do proprio il mio brand e vengono etichettate dal sottoscritto. Bene, un'attività molto interessante sulla quale torneremo senz'altro a breve. Geometra Feola, lei è consulente e formatore in materia di sicurezza, quindi ricordiamo a tutti i telespettatori il riferimento normativo che è il decreto legislativo 81 del 2008. Ecco, tra gli argomenti diciamo più scottanti in campo di sicurezza dei luoghi di lavoro mi viene in mente il settore dell'edilizia e il fatto che le aziende edili molto spesso utilizzano lavoratori autonomi, ad esempio in bianchini, nell'ambito dei cantieri che hanno aperto. Ecco, ma che cosa succede se arriva un controllo? Succede che molte volte, soprattutto l'ispettorato al lavoro, prende questi lavoratori autonomi che poi li considera non lavoratori autonomi, perché la caratteristica del lavoratore autonomo è che lavora senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di orario. Invece quello che capita nella realtà molte volte è che questi lavoratori autonomi, cosiddetti autonomi, vanno all'orario che stabilisce il datore, diciamo l'appaltatore, fa le cose che dice l'appaltatore con l'attrezzatura dell'appaltatore. Queste tre
caratteristiche per l'ispettorato del lavoro è un rapporto di dipendenza mascherato e viene sanzionato sia poi sia sotto il profilo contributivo, perché c'è un'evasione contributiva e quindi vanno a ritroso a valutare, certo, esattamente, in più anche sotto il profilo della normativa della sicurezza. Poi i casi che capitano più frequenti è che da loro circostanze, anzi molto spesso, queste gli vengono affidati lavori che, in considerazione del fatto che una singola persona non è nelle condizioni di fare, e si fa aiutare da altri lavoratori autonomi. In questo caso l'ispettorato del lavoro è abbastanza intransigente, perché considera datore di lavoro di fatto quello che si è obbligato nei confronti dell'appaltatore principale per l'appalto. Chiarissimo il concetto, e poi torniamo ancora su questo argomento. Ecco, dicevamo quindi che Pasquariello è alla ricerca sempre delle eccellenze sul territorio. Ecco, la vostra attività dove si svolge allo stato attuale? Dunque, come dicevo prima, noi siamo a Brescia. Da prima eravamo grossisti, cioè servivamo la ristorazione medio e alta. Poi 5 anni fa è nato il nostro punto vendita nella parte nord della città, e da non ultimo tra una settimana apriremo quello che è il nostro sogno, una gastronomia in pieno centro. Saremo in Piazza Duomo con una gastronomia un po' fuori dal normale, perché avremo la cucina a vista e ci sarà la possibilità di assaporare i miei prodotti trasformato in loco da 2 chef, quindi ci sarà anche la possibilità di consumarli sul posto. Quindi in Piazza del Duomo a Brescia. Piazza del Duomo da Brescia, sì. Ecco, avete diciamo una politica di espansione sul territorio nazionale? Sì, la volontà è quella di voler in futuro aprire dei punti vendita magari in franchising. Adesso stiamo valutando delle collaborazioni, però a me piace fare un passo alla volta, quindi diciamo che già questo è un ottimo obiettivo e è un buon punto di riferimento. Lavoriamo molto bene con quella che è la vendita online, perché abbiamo un sito che è www.pasquariello.net, attraverso il quale riusciamo a fare una bella vendita, e siamo ormai reperibili in tutta Europa, spediamo normalmente in tutta Europa. Ecco, poi abbiamo i nostri siti, i social e compagnia bella per fare altre forme di vendita. Comunque la volontà, ecco, è questa, e magari in futuro di aprire qualcosa in franchising. Ecco, quindi anche dall'estero vi pervengono richieste dei prodotti italiani? Sì, noi dall'estero, come immaginerà, il prodotto italiano è molto richiesto, quindi ci arrivano in continuazione richieste dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Francia, arriva anche dall'America, dove abbiamo un po' più di difficoltà perché lì c'è una normativa un po' particolare dove devono appoggiarsi a degli importatori, noi non possiamo esportarli, però stiamo cercando di limare anche queste problematiche per poterla spedire anche in America. Comunque sì, è molto richiesto il prodotto italiano, per fortuna. È molto richiesto. Quello di nicchia, tra l'altro, quello originale è molto richiesto. E quali sono i paesi in Europa che fanno maggiore richiesta di prodotti italiani? Ma guardi, non esiste un vero... L'Inghilterra è una patria di tanti connazionali, quindi magari ci sono tanti connazionali che cercano il prodotto italiano, quindi volentieri vanno a cercare il brand. Però in realtà è un po' tutta l'Europa. Noi ci arrivano richieste dalla Russia, dalla Francia, dall'Olanda, dalla Germania. In realtà non esiste proprio un vero e proprio, diciamo, paese di riferimento, un po' dappertutto, e questo ci rende molto orgogliosi, perché vuol dire che diciamo il nostro concetto si sta espandendo un po' dappertutto. Certamente, beh, del resto come si mangia bene in Italia, da nessuna parte al mondo, insomma. Io lo dico io sempre, che l'Italia è un paese meraviglioso, no? Siamo ricchi di tesori, abbiamo la cultura, la storia, l'arte, ma per me il tesoro più grande è quello alimentare, Cioè non esiste un paese in Italia, una provincia, una città che non sia identificata o da un piatto o da un prodotto. Fateci mente locale, sì. In qualsiasi posto noi andiamo, quel posto è identificato o da un piatto o da un prodotto. Ecco, questo è quello che faccio io, andare a cercare quelle peculiarità e farle riproporre nella mia città o ai miei clienti. Bene, molto molto interessante. Geometra Feola, vogliamo parlare della sua attività appunto di consulente e formatore in ambito di sicurezza e del corso del servizio di prevenzione e protezione che state organizzando? Sì, mi pare che parti il 22.
tutte le indicazioni le potete trovare sul nostro sito, che è www.obiettivosicurezza.srl. Lì troverete la scheda di iscrizione, il costo, i giorni in cui occorre frequentare. Occorre far presto perché i posti a disposizione sono veramente pochi, sembra sono rimasti 4-5 posti, quindi occorre sbrigarsi. Penso che sia, ripeto, come ci ha detto un'altra circostanza, una straordinaria opportunità per chi, libero professionista, voglia intraprendere questo settore, che è un settore in ogni caso in forte crescita e poi sempre di attualità. Ecco, ma il corso per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, diciamo, deve essere poi ripetuto nel tempo. Questo qui, questo che facciamo noi, è il modulo B, che vale per tutti i settori ATECO, ad eccezione, mi sembra, per l'agricoltura, cave e costruzioni e la sanità. Mentre per tutti gli altri settori è valido. Poi occorre ogni 5 anni, una volta che uno è in possesso di requisiti, fare quei famosi crediti formativi, quegli aggiornamenti in cui tutti i professionisti sono sottoposti. Inevitabilmente, anche se non mi risulta che i responsabili del servizio di prevenzione e protezione facciano riferimento né a un ordine né a un... Sì, non c'è l'obbligo, come coordinatore, non c'è l'obbligo dell'iscrizione agli ordini professionali. Uno, perché ha le competenze, ha un titolo di studio adeguato, può fare questa scelta, che ripeto, è una straordinaria opportunità per chi, giovane professionista, voglia intraprendere questa è la carriera nel settore della prevenzione. È un tipo di attività che forse in qualche modo si adatta di più ai laureati in ingegneria. Architetti, periti industriali. Ultimamente devo dire anche qualche avvocato, insomma, addirittura laureato in scienze ambientali, no, insomma sono vari settori che potrebbero essere interessati. Benissimo, adesso do spazio alla pubblicità, a più tardi. Involtini golosi. Farcite le fettine di pollo con il prosciutto cotto affumicato e i bastoncini di piattone, arrotolate e rosolate in padella. Fidati del nome. Inchieste, servizi di approfondimento, denunce, tutti i problemi della gente comune, tutto questo è Iceberg. In onda ogni venerdì sera su Tele Lombardia. Non mancate, vi aspetto. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Vuoi gustarti a casa un caffè buono come quello del bar? Che Amor di Caffè ti ha riservato una promozione che non puoi perdere. Acquistando 150 capsule di caffè Mitaka, riceverai direttamente a casa tua la macchina del caffè Mitaka M8 a soli 58,90€, spese di spedizione incluse. Non lasciarti sfuggire questa offerta. Chiama per informazioni il numero 800 515 516. Parco Certosa presenta il primo Black Friday dedicato a chi cerca casa. Il 24 e 25 novembre per te appartamenti di ultima generazione con un incredibile sconto di 46.000 euro. Soluzioni abitative di nuova costruzione vista parco disponibili in pronta consegna. Non ci credi? Prenota subito un appuntamento senza impegno al numero 02 88 000 13 43 o visita parcocertosa.com. Parco Certosa, la tua casa nel verde a Milano. Colesterolo alto? Kilocal Colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea. Kilocal, una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso. Kilocal Colesterolo, da Pulpharma in farmacia. Falso! La dolce, piccante, un peccato di gola. Delta Rem, autodemolizioni e vendita ricambi d'occasione di tutte le marche. www.deltarem.com. Cari telespettatori, ripartiamo con la trasmissione. Prima di dare di nuovo la parola agli ospiti di stasera, volevo rispondere alle numerose mail che erano arrivate in redazione che chiedevano notizia dell'esatta attività svolta dal nostro sponsor. Centurion Perol Service
svolge attività di payroll outsourcing su tutto il territorio nazionale. In particolare mi vengono poste domande circa il portale internazionale. Effettivamente Centurion ha realizzato un portale che permette l'elaborazione del payroll outsourcing a livello internazionale. E quindi il payroll outsourcing viene gestito per la Cina, viene gestito per gli Stati Uniti, per la Francia, l'Inghilterra. Sostanzialmente la copertura è mondiale. E un altro portale, diciamo, che Centurion gestisce e del quale i telespettatori hanno chiesto informazioni è il portale degli agenti rappresentanti. Ecco, Centurion ha realizzato un portale che permette di calcolare in automatico tutte le indennità che spettano agli agenti, quindi dal FIR all'indennità meritocratica, all'indennità suppletiva di clientela, al periodo di preavviso, al patto di non concorrenza, sono tutti calcoli per cui esiste questo portale degli agenti rappresentanti di Centurion che effettua tutto in automatico, risparmiando molto lavoro anche ai contabili che poi devono fare gli accantonamenti di fine anno. Ecco, date queste informazioni ai telespettatori, torno sugli ospiti di stasera e chiedo a Carmine Pasquariello: voi realizzate dei pacchi, delle confezioni molto, molto belle. Sì, il Natale si sta avvicinando, quindi è un periodo giusto per parlarne. Noi realizziamo delle confezioni regalo molto particolari. Giustamente si ha la possibilità di venire in negozio per chi è vicino Brescia, scegliere i prodotti e noi in base ai prodotti scelti gli facciamo una confezione ad hoc. Però lo stesso lo si può fare anche online oppure chiamandoci e magari verranno aiutate via telefono. La particolarità di queste cesti, che sono queste confezioni regalo, sono molto particolari, belle da vedere anche, quindi sono regali unici, dico io. Perché unici? Perché poi io alla fine li numero ad una in un mio registro, vengono firmate dal sottoscritto e vengono chiusi con la cera lacca, quindi sigillati ad uno. Sono ognuno diversi dall'altro, non c'è mai una standardizzazione, almeno che è un'azienda che me li chiede tutti uguali, ma il bello delle nostre confezioni regali e per cui abbiamo avuto tanto successo è che chi viene da noi si sente coccolato e sa che il regalo che farà quella persona è precisamente come vuole lui, perché seleziona i prodotti, li mette nella scatola con me, lo chiudiamo, lo firmiamo, poi c'è anche una bella poesia che io gli metto vicino per fargli capire che tutto l'amore del mio lavoro viene fatto e dei miei collaboratori viene messo in quel pacco e quella persona si sente coccolata da quel prodotto. Molto, molto bella questa cosa qua, no? Beh, la passione per il proprio lavoro. Io credo che la passione che noi mettiamo nel nostro lavoro deve anche essere esplicata. E anche lei nel fare un dono, nel regalare una confezione regalo, dall'altra parte si capisce che non si è rivolta a uno qualsiasi, ma che ha dato molta attenzione alla persona che ha rivolto il regalo. E le dirò che il successo delle confezioni regalo sono che chi riceve l'anno dopo lo viene a fare per gli altri. Ah, io sto bello, avendo un'esplosione, certo, di confezioni regalo dove qua davvero il passaparola oppure le riceve regalo l'anno dopo viene preso come riferimento per farlo ad altri. Certo, quindi l'entusiasmo è tale. Sì, che perché uno si sente chiaro, molto coccolato e vuole dare la stessa coccola a chi viene dato, certo, questa confezione regalo. Bene. Geometra Feola, parlavamo prima del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del fatto che voi state organizzando questo corso. Il modulo B. Il modulo B, ecco, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cos'è un servizio di prevenzione e protezione, che può essere interno, che può essere esterno? Esterno. Volevo finire, se permette, sì, certo, diciamo la casistica, perché è un tema veramente attuale dove tantissimi imprenditori e soprattutto gli organi di vigilanza e l'attenzione particolare che pongono a questi lavoratori autonomi. E quali sono i casi in cui, diciamo, o uno è regolare, nel senso che effettivamente gli viene individuato un lavoro che lui esegue da solo con la propria attrezzatura senza vincolo di subordinazione. Quindi parliamo della prima parte della trasmissione, quando parlavamo per esempio dell'ambito dell'edilizia. Sì. Poi l'altra o viceversa, è consentito sempre dalle norme l'assunzione temporanea anche di uno che è iscritto alla Camera di Commercio, purché il reddito derivante dall'attività di lavoratore subordinato non sia superiore a quello derivante dalla libera attività. Certo. Quali sono i casi più frequenti in cui, ripeto, uno, un lavoratore autonomo
come dire, si obbliga a eseguire dei lavori e poi si avvale di questi altri soggetti, sempre lavoratori autonomi, come abbiamo detto, l'ispettorato del lavoro li contesta in modo sistematico. C'è un altro caso in cui le aziende pensano di essere un poco più furbe, più attive, diciamo, per reagire alla legge. Fanno singoli, diciamo, singoli contratti d'opera a tanti lavoratori autonomi. Però qual è il discrimine? Se questi qui eseguono tutti il fine lo stesso, cioè la lavorazione è lo stesso, poniamo il caso che facciano ad esempio una facciata, un cappotto esterno, sono tanti lavoratori autonomi, con tutte, ognuno iscritto in modo autonomo, che eseguono lo stesso lavoro. In questa circostanza qui l'ispettorato del lavoro considera datore di lavoro ognuno di loro nei confronti degli altri. Quindi fanno azione di rivalsa, sia contributiva, sia nel mancato rispetto delle norme di sicurezza, perché è, da un punto di vista, diciamo, tecnico, sono stati affidati tanti contratti d'opera, ma la finalità del lavoro è lo stesso, nel senso la facciata, e quindi in questa circostanza l'ispettorato del lavoro li sanziona. In più è vietato sempre per legge, cioè il lavoratore autonomo che fa il manovale e il lavoratore autonomo che usa mezzi, diciamo un gruista. Il gruista non può essere un lavoratore autonomo, il camionista, cioè chi utilizza attrezzatura che non è sua, in questa circostanza qui è obbligato ad essere dipendente. No, no, ma è chiaro, questo è un concetto in realtà che sono 60 anni, che è noto, però purtroppo siccome, per risparmiare in qualche maniera... Esattamente, siccome il costo del lavoro effettivamente è molto alto, il problema è tant'è come dicevo prima, sono molto più occupati nel settore edilizia come lavoratori autonomi che lavoratori diretti proprio. Indice. Sì, sì, chiaro, assolutamente. Secondo chiaro. Me una delle cause, a parte l'altro costo, è anche la cassa edile che effettivamente adesso ha un atteggiamento quasi tirannico nei confronti di... Da noi vengono tantissime imprese con difficoltà con il DURC, non tanto per l'INPS e l'INAIL, quanto proprio per la cassa edile. Confermo, lo vediamo. E quindi questa è una difficoltà che anche la politica dovrebbe affrontare, perché... Io non vedo negli altri settori produttivi che c'è la cassa metalmeccanica. No, no, è vero, assolutamente. La polemica quindi sulle casse edili è ben conosciuta e non cambia niente. Però. Ripeto, hanno poi un atteggiamento veramente vessatorio a volte. Anche perché il settore dell'edilizia è il settore che poi in un momento di ripresa traina l'economia verso lo sviluppo. Questo intanto, è indubbio. Insomma, si stende in questo settore adesso. Insomma, c'è proprio una lievissima... flebile ripresa, sì, sì, proprio. Sì, lo sappiamo, però insomma l'edilizia è sempre stato il settore nel quale gli abusi sono sempre stati più frequenti, questo è dato storico. Ecco, ritorniamo al nostro brand, al brand Pasquariello. Sono curiosa di sapere qual è il prodotto italiano che in Europa viene richiesto di più. Ah beh, ce ne sono tanti, parmigiano, reggiano, quindi anche il grana padano, poi l'olio, noi siamo grandissimi esportatori di olio, ahimè anche grandissimi importatori di olio, ma questa è una questione che magari affronteremo più avanti, e le nostre paste sono molto richieste, le paste secche, la mozzarella di bufala ormai è esportata dappertutto, il vino, giustamente facciamo ormai con Vini Italy, abbiamo spopolato dappertutto, i nostri vini sono eccelsi. Ma guarda, vede, parlare di un prodotto o di qualche prodotto è molto esiguo davvero, perché noi siamo in Italia, abbiamo questa fortuna che produciamo davvero tante eccellenze. Dappertutto, il riso, appunto dicevamo prima il cioccolato, i nostri crudi, i nostri formaggi, ce ne sono tanti. Potrei stare qui per ore a parlare dei prodotti che piacciono tutti. Ecco, in effetti quando si viaggia all'estero, una cosa che io ho sempre visto, forse adesso c'è un leggero miglioramento ma non più di tanto, il prosciutto crudo, come si mangia bene e nelle modalità italiane, all'estero praticamente è impossibile. È una questione di cultura, innanzitutto all'estero sia nel produrre il prodotto che nel conservarlo e che poi proporlo in tavola non hanno la nostra cultura, diciamo.
Quindi viene presentato, ahimè, in una maniera sbagliata. Poi noi diciamo che si usa anche un po' di furbizia nell'inviare il prodotto all'estero, che magari non è lo stesso canone che utilizziamo in Italia. Noi siamo molto più attenti alla stagionatura di un prodotto, ad esempio, siamo molto più attenti a quelli che sono i marchi DOP che tutelano un prodotto, mentre magari all'estero utilizzano dei prosciutti che sono quelli che sono nei nostri scarti, no? Anche in Italia spesso si utilizzano dei prodotti esteri che non seguono dei canoni e quindi sono meno qualitativamente meno elevati come prodotto. Quindi c'è un po' di, diciamo, tra virgolette, ignoranza verso il prodotto alimentare dovuta a una questione culturale. Noi in Italia siamo molto attenti perché per noi è fondamentale mangiare un piatto di pasta come si deve, è fondamentale mangiare un crudo, come diceva lei, di una certa stagionatura. Lo capiamo al volo se un crudo è buono o non è buono. Magari all'estero si fa un po' più fatica e quindi è così anche nel metterlo nei piatti. Però piano piano, diciamo, l'unione, anche la scomparsa dei confini ha fatto sì che velocemente stanno recuperando questo gap. E quindi c'è sempre di più la richiesta, anche da parte di chi vive all'estero, di prodotti certificati, di prodotti che seguono un certo canone di qualità. Benissimo, nelle prossime trasmissioni ritorneremo sull'argomento dell'olio, perché è importante. Ringrazio gli ospiti di stasera, saluto tutti i telespettatori, a presto. Grazie, buonasera. In collaborazione con Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda.